qualcuno non vuole andare verso Budapest, vuole andare verso nord-ovest, allora basta attraversare questo ponte e subito si arriva qui. Oppure anche viceversa, no? Quando facciamo, diciamo, solo Sant'Andrea, dove... Allora siamo arrivati alla piazza centrale di Saint-André, come si pronuncia in inglese, Sant'Andrea. Comunque anche qui i primi abitanti conosciuti erano gli Illiri e i Celti. Per questo il primo nome era un nome celtico, Ulk. Però quando i Romani occuparono la parte occidentale dell'Ungheria, occuparono anche questo posto, i Romani lo chiamarono Ulcisia Castra. Risponde con la cosa, con un cavagnicione che sei bello, ma che trovo qua, dai. Mi fai la foto? Sì, un momento, né? Sì, caro. The right is Slovakia. But right here, on the other side of the river, is Hungary. I really love that place, so many artists live there. You can see the top of the che bello, Gino. Bellissimo. La fortezza di Visegrad risale verso la metà del 1200. Dopo l'invasione dei Mongoli e dei Tatari, quando nacque Margherita, ricordate che vi ho spiegato, in Pullman, e allora il padre, la famiglia ritornò a casa, allora suo padre fece costruire questa prima parte della fortezza per le monache e per i bambini orfani. In realtà la madre di Margherita vendeva tutti i gioielli, quelli che ce l'aveva, sono rimasti, per iniziare i primi lavori. Lì, se girate, vedete che la prima fortezza qui sulla cima era così piccola. Dopo, durante il regno di Aigioini di Girismondo, sempre venne allargata e nel 1400 già fu costruita la torre di Salamone vicino al Danubio, e poi all'epoca di Re Mattia due parti vennero unite da un muro fortificato con bastioni. Però quando Re Mattia nel 1490 morì, Visegrad ha perso la sua importanza come una sede reale.
Ghigliottina? Io l'ho fatto con il litro lactesso. Adesso qualcuno si vede dove no, faccio. Vieni a farmi una foto, dai che. L'ho fatta con il litro la testa. No. Perché sta filmando. Se continui a tenerlo così. Fermo lì. Fermo lì. Hai trovato. Ecco. Aiuto. Sì, sì. Attenzione, eh. Con la lingua fuori, bravo, perché è giusto con la lingua fuori. Okay. Sì, perché c'era la fine, bravo. Eh sì, Ok, un attimino che sta... Vai tu che la fai tu. Sta filmando un attimo. Oh, scusi. È a posto così comunque, eh. Dov'è la tua macchina? Dentro le mani, no? Guarda le mani. Le mani così, guarda in alto. A posto? A posto, vai. Non toccare niente, eh. Non toccare niente. A posto. Continua a filmare. Alza la testa. Tira fuori la testa. Oh, così si vede che è una finta. Ma che altro? Mancava dietro quello che frustava. Si voleva quello. Thank you.
L'ultimo augurio da Luca Periglio, un applauso. Gli dice papà, voglio andare sulla terra. E il padre gli fa, ma lascia perdere per l'amor di Dio. Ma no, è già un po' di secoli che non vado e voglio fare un salto sulla terra. Allora a un certo punto, un bel giorno, prende una nuvola, shem, piomba sulla terra. Doveva finire dentro un bar. Capelli grigi, tutto barba grigia, bianca, vestito tutto in bianco. Là c'è l'arbarista e gli dice, ha bisogno? Sì, un caffè. E il barista, tanto che fa il caffè, lo guardano. Gli dice, inutile che lei mi guarda, io sono il signore. Il barista fa, a chi che le arriva che schiva? Che leggiamo un giro o no? No, guardi, là al banco c'è uno seduto tutto storto, tutto piegato, e fa fatica ad alzarsi o no? Guardi, le do una dimostrazione. Va là vicino, conti il dito, lo mette sulla spalla, porca madonna, questo qua si raddrizza e cammina e va. Porca madonna, sarà stato un caso. No, guardi, non è un caso, eh. Seduto a un altro tavolo, c'è uno con una stampella e ci vede anche poco. Allora gli fa, guardi, le do un'altra dimostrazione. Va là, gli mette il dito sulla spalla, questo qua butta via la stampella. Ostia, miracolo, ci vede. Piantoli tutte e va. Il barista fa, sarà anche vero, ma a me mi sembra che è una combinazione. Fa, guardi, le do l'ultima dimostrazione. C'è uno con due stampelle seduto su una sedia. Fa, guardi, va là per avvicinarsi, quello gli fa, a me non mi tocchi, mica che perdo l'invalidità. Era importante quello. Ma lui non lo sapevo. Come tutte le famiglie arriva il mese d'agosto e si va in ferie. Allora marito e moglie, la moglie gli fa, senti, sì, tanti lo sanno, va bene, tanti non lo sanno, no. Allora gli fa, senti, perché te non vai tu, vai in un posto e io vado dall'altro? È possibile che dobbiamo sempre fare le ferie assieme? E lui, come al solito, comanda la moglie. Allora lui va in montagna e gli dice, te dove vai? Ah, io vado 10 giorni alle Maldive. Staccava alle Maldive. Ancora una donna ancora sui 50 anni, piacente, o no? Va lì sulla spiaggia, c'è lì un negrone di uno, giovane, bello, e dai oggi, e dai domani, e dai oggi, e dai domani, vanno a finire a letto tutte e due. Io e fanno un pomeriggio alla grande, e quando hanno finito lei si siede davanti allo specchio e si pettina. Allora gli viene in mente e gli dice, ma scusa un po', abbiamo fatto tutto che abbiamo fatto, ma io non so il tuo nome. E il negro gli fa, io non dire il mio nome, perché dire il mio nome te comincerà a ridere. No? Ma no, ma dai, magari quando vado a casa nei momenti bui penso a questa mezza giornata che mi sono divertito molto. E dai, lui non voleva dirgli, e dai, allora gli dice, e fa, io mi chiamo Neve. Oh, come l'amore, quella lì ha cominciato a ridere, ti ho detto io dire il mio nome e te cominciare a ridere. Fa, no, ma guarda che io non rido per te, perché quando vado a casa mio marito la prima cosa che mi dice, cos'hai trovato di nuovo alle Maldive? E io gli rispondo, 40 centimetri di neve. Il marito ha dato funghi.
finalmente che hai una donna trova qualcosa. Ah, finalmente che una donna trova qualcosa. Ma non dirlo a me, guarda. Anche l'Elisabetta lo dice. Finalmente la prima donna, anche una donna. Guarda, guarda. L'ultima che mi è capitata, questa è vera, no, questa qua è vera. Mia moglie viene operata alla San Giuseppe dei calcoli. Dei calcoli, ascolta, allora al pomeriggio vado su, sono dentro nella stanza, erano in due, entra i medici, mi dice, può uscire per piacere, certo. Oh, facevo un freddo della Madonna, fra l'altro. Allora chiudono la porta e mi appoggi lì o no. Arriva una, su, fa, guardi, non può entrare, sono dentro i medici, sì, poi cercherei lì. Si toglie il paletò, forse sono faccio così. E sono lì che guardi, tanto per tacabutum o no. Sei come il mio solito, che dici? Maschietto? Mi dice, no. La mia venuta da fuori proprio dice che è una femminuccia, e mi dice no. Cazzo di chi lo fa da bello sicuro. Porca puttana, lei la parla più e mi sai più se di. Ma se è no, tu sei le no o no? Dite che non è lì. Se darò la porta venga fuori tu tu o no? E lei la dice, volendo lei, lei la dice, ma te la conosce? Mai vista. E loro vedi che devi parlare di sé, ma Marcelle no, vorrei fare i complimenti perché lei è natura, ma dite no, ma no, questo qua è tutto a pancia, oh porco Dio, di me. Ah, se è buono, va. Che dobbiamo scendere dal pullman, dobbiamo salire dove c'è la basilica, c'è la scala, però chi non vuole prendere la scala, allora venite con me, faccio vedere dove c'è l'ascensore, si parte dal ristorante e arriva sopra dove c'è quella costruzione di vetro. E allora dopo entriamo alla basilica, io vado un po' più avanti poi a comprare gli ingressi, visitiamo la basilica e dopo devo vedere il panorama. E poi dopo aver fatto tutto ritorniamo qui giù al parcheggio. È vicino c'è Giro, sto impastano. Perché non ci ho l'opzato. Giuseppe! Santo Stefano nacque qui e fece costruire il primo
Palazzo Reale, fuori dove sopra il Danubio, e al posto venne battezzato qui all'età di 10 anni. Quando Santo Stefano nacque, ancora verso l'anno 1000, tutta l'Ungheria era pagana. Per questo anche lui aveva un nome pagano e si chiamava Guai. Però quando aveva 10 anni venne battezzato dall'arcivescovo di San Adalberto, lui era un arcivescovo di Praga, e allora cambiarono il suo nome pagano a Stefano come il primo martire. István si pronuncia in ungherese. E allora dopo la sua incoronazione, Santo Stefano, proprio al posto di questa basilica, fece costruire la prima chiesa cattolica dell'Ungheria, quella che si chiamava la Bella Chiesa, oppure la quella di San Adalberto. La chiesa era molto piccola perché all'inizio nelle chiese stava solo il prete e la gente fuori. Per questo fu costruita in realtà una parte della chiesa. Però questa prima chiesa, durante secoli, sparita completamente, però sapevano che fosse stata qui. Per questo nel 1823, al posto della prima chiesa, cominciarono a costruire questa basilica. Guardando un po' a sinistra sempre si vede la cupola del Parlamento. E per ritornare al hotel attraversiamo il corso Margherita verso la piazza Mosca, ex Mosca. Mi è stato spaventare. Volevo sapere cos'era quel corso. Sulla parte ovest della città, e adesso dobbiamo andare verso il ponte della libertà, verso il ponte Petöfi del poeta, passando accanto al ponte Elisabetta
E a Pest vedete due chiese importanti. Accanto al ponte Elisabetta troviamo la chiesa parrocchiale del centro, poi con campanili differenti la chiesa greco-ortodossa. Comunque dopo la seconda guerra mondiale questo ponte era unico ponte, quello che non è stato ricostruito in forma originale. Tutti gli altri ponti distrutti furono rifatti come erano prima, però questo risultò il più danneggiato fra i ponti della città e ricostruirlo in forma originale sarebbe costato troppo e per questo costava meno costruire un altro ponte, un secondo ponte Elisabetta. Visto che il ponte porta il nome della famosa Sisi, sotto il ponte troviamo una seduta, una statua seduta, quella che rappresenta Sisi. E qui a destra, sopra, troviamo la statua del vescovo, sopra la cascata, e a sinistra c'è il bagno termale Rudash, dove la parte più antica, adesso si vede bene questa parte più antica sotto la cupola, costruita a metà del 1500. Comunque alle falde del Monte Gerardo anche adesso ci sono delle sorgenti termali, per questo ci sono tutti questi bagni termali vicino al fiume sotto il Monte Gerardo. Comunque il Danubio, il secondo fiume di Europa dopo quello di Volga, nasce in Germania nella Foresta Nera e poi attraversa l'Austria, la Repubblica Slovacca, come avete visto oggi presso Esztergom entra al territorio ungherese e attraversando tutta l'ansa del Danubio arriva qui a Budapest. A Budapest ha un tratto di 28 km e dopo prosegue verso Croazia, Serbia, Romania, Bulgaria, Moldavia e attraversando Ucraina si imbocca al Mar Nero a più di 2800 km. E quasi tutto il percorso del Danubio è navigabile precisamente dalla città di Ratisbona in Germania. La profondità media qui a Budapest da 5 a 7-8 metri, larghezza media è di 300-350. E allora vedete anche adesso da vicino che Ponte della Libertà architettonicamente è molto bello in stile Liberty industriale. E a destra vedete la costruzione delle terme Gellert e poi l'altra corsia e diritto o anche questa corsia porta l'altra. Sì, anche questa porta. Non si sente più. Non si sente. No, sta parlando con l'autista. Ah. No, parlavo con Mario che anche questa corsia, no scusa Mauro, che Super Mario, che anche questa corsia porta dietro. E stiamo passando davanti all'Università Politecnico, questa è la parte centrale con le Gurie, la più grande e antica dell'Ungheria, però tutti questi palazzi marroni, anche quelli nuovi oltre il Ponte del Poeta, fa parte della stessa università. Questa è la parte centrale. E a sinistra quella costruzione moderna di vetro si chiama La Balena, è un centro culturale, poi ci sono alcuni negozietti di souvenir e stiamo andando verso il Ponte Petöfi, famoso poeta del 1800. Non so chi l'ha detto, ma io non so, ho sentito lei o no. Vuole andare a piedi? Sì, perché la indovina molto. Questi palazzi tutti fanno parte dell'Università Politecnica. A quelli che vengono all'Università Politecnica sì, gli altri no, perché vengono pochi ragazzi a studiare qui, perché è molto difficile come università. Diritto all'anno. Petöfi fu costruito nel 1930. Diritto. E a sinistra a Pest tutti questi palazzi sul lungo Danubio, appartamenti, uffici, sono costruzioni recenti,
furono costruiti entro 15 anni. È il ponte più recente del centro della città, quello con le colonne rosse, e a Pest, vicino al ponte, ci sono due costruzioni moderne, il Teatro Nazionale e il Palazzo delle Arti, dove c'è la sala di concerto, il Museo Contemporaneo. E dietro del ponte Rakosi, si chiama come il principe quello che lottò contro gli Asburgo, inizia l'isola di Cepe, dove sull'isola c'è una grandissima zona industriale e un quartiere. Il primo maggio fanno festa, sì, ma qui anche senza primo maggio fanno festa, d'estate, c'è una discoteca qui, poi di fronte dove poi passiamo c'è un bellissimo parco. Thank you.
Avanti, giù qua, tira avanti, avanti, silenzio, pugno serrato, pugno serrato, vado al corazon, vado al corazon, salut, salut, amor, amor, dinero, dai, mucho dinero, mucho. Tempo per acquistarlo! Arriva! Arriva! Abbasso! Abbasso! A centro! A centro! Guarda dentro! Questo è un attiglio, eh! Thank you.
Guarda, non l'abbiamo visto qui l'anno scorso. Maria! Thank you.
Thank you.
Molto grazie, buona musica. Molto grazie. Grazie, molto grazie. La 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 la. La 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 la. Molto grazie, gentlemen, con la musica. Grazie, mille grazie. E non so niente. Di 24 metri, ma ho passato delle ferie perché dice avevo su una compagnia che non voleva più che litigare e non hai fatto. E te? Alfa, io col mio 25 metri, guarda, sono andato bene anch'io, ma non troppo. L'altro, il terzo, non parla. E te come sei andato? Alla di me, con il mio 30 centimetri sono andato a Rimini, mi sono divertito. Felice. 25 metri! Prima a ridere, sei riuscito giù la strada, mi sono divertito. Già prima. Quanti bei ricordi che avete. Bei tempi, eh? Erano i tempi delle pastiglie Valda. Allora c'è il Giovanni con la Maria che fanno 50 anni di matrimonio e la Maria la comincia. Giovanni, facciamo il viaggio di nozze come l'abbiamo fatto una volta. E Giovanni, oh Madonna Maria, cominciano, ma dai, 50 anni di matrimonio, rinnoviamo il viaggio di nozze che abbiamo fatto. E tira mola, ma le donne la vincono sempre, un po' manca a me. Vabbè. È vero. Sì. Allora, la Maria prenota Venezia, dove sono andati al matrimonio a festeggiare il viaggio di nozze. Loro arrivano a Venezia e allora vanno là, gli dicono: senta, noi 50 anni fa siamo venuti qua, non c'è per caso la camera libera alla 101? Guardi, aspetti che guarda, tira fuori il regime. Guardi, è fortunata, c'è proprio. Oh mamma Giovanni, guarda che fortuna che gem, guardati. Allora vanno su in camera, si svestono tutti e la Maria la comincia. Giovanni, non andiamo giù a mangiare, mangiamo in camera. Oh Madonna Maria, ma dai, come 50 anni fa, mangiamo in camera. E infatti ordinano e vanno in camera. Arriva il cameriere, le serve tutto e allora è la Maria la comincia. Giovanni, che aveva messo in piotto come fa 50 fa. Oh Madonna Maria, cosa te vedi a tirare? Ma sì, dai, che aveva messo in piotto, te vedrete che festeggi un ben. E infatti se cavano in piotto tutti e due. Cavano in piotto. Mettono il piatto del brodo, uno di qua e uno di là, e cominciano a tirare sul brodo, no? E la Maria incomincia: oh mamma Giovanni, te sai cosa è che mi succeda? Mi viene addosso un calor come 50 fa. E Giovanni: Cristo, te che hai te, te che hai preso? C'è una casa di riposo e sai, sono dentro e c'è quelli che campano fino a 90 anni o no? È HPC. Allora,
che si frequentano, due vecchietti, allora uno gli fa: senta, la di, è tanti anni che siamo qua, sposiamoci io e te. Oh Madonna, e dopo cosa succede? Ma niente succede, o no? Allora organizzano per fare il matrimonio e invitano un po' tutti gli amici, o no? A un certo punto, lei la che dice, sempre Giovanni che demessa. Giovanni, guarda, che vado su in camera un 10 minuti. Allora lui gli fa: non stare su tanto perché ci sono tutti gli amici, i parenti qua, o no? Passa 10 minuti, la venga già no. Passa un quarto d'ora, la venga già no. Fa: oh, Madonna, che sono mica successo un po' di cose. Allora va su, no, il Giovanni va su, la Maria le la cotta cannella che la piangia, che fa: cosa che successe? Te stai ben no? No, una roba di dito, ma con il coraggio. Ma dimmelo, Madonna. Fa Giovanni, guarda, mi dispiace di te, ma non sei più neanche un pene. Ora ne chiedi, preoccupi no, che prima che arrivi mi te cresci. Dal nostro testo. Questo devo fessarvi a casa. Prima ci abbiamo messo di su perché c'è la A che ora domani la sveglia? Alle 5. Ecco, allora domani la sveglia alle 6. Sì. 6:30, dalle 6:30 in poi si può fare la colazione e alle 7 partenza. Ridilla da ridilla. Allora ascolta. No, aspetta. No, ascolta. Non è che qualcuno ha bisogno. Te la spiego in quattro parole. Te fai sedere il Gino se sono maglietto. Se gli rimane il collo duro per una settimana di vai fuori se sono mutande e se sei pantalone. L'hai capita? Sì. Sì, brava, brava. Allora, sai quelle, quelle due amiche che si trovano e loro una gli fa: ti vedo un po' giù di corda. E fa: ma taci, guarda, c'ho l'amicina che perde il pelo. Perde il pelo, perde il pelo. Allora, cosa qua gli fa? Guarda, ti do io il nome del veterinario. Guarda, è bravissimo. Vabbè, gli dai i numeri del telefono. Questo qua si chiama Quinto. Va bene. Allora va a casa, fa i numeri, ma sbaglia un numero. Sbagliando un numero, guarda caso, risponde uno che si chiama Quinto e fa il ciclista. Fa: mi dica, signora. Senta, signor Quinto, io c'ho l'omicina che perde il pelo, cosa devo fare? E allora gli fa: mi lasci pensare un secondo. Guardi, deve abbassare la sella leggermente e tenere le gambe chiuse. L'hai capita, Claudia? Sì. Ma te vai in bicicletta? No? Cavolo. No, questa, vabbè, loro lo sanno. Ci sono due che vanno al cinema. A un certo punto questo qua incomincia: oi Giovanni, mica la fu più tenila, che la fu più, ma aspetta, la devo mangiare i fasoi con ticudi, che la fu più tenila, che la fu più, ma aspetta un 10 minuti che è quasi finito il film, no? Aspetta un 10 minuti. Lì, sì, che film di guerra lì, arriva gli americani, i cinesi, con un 48 della Madonna, oi, in quel momento lì che schina poteva più. Anche lui, e lì ritorno tutto tranquillo. A un certo punto
quel de Dre, perché metto un dito sulla spalla, perché dico, capo, ma lei ci vede bene? Sì, perché? No, vorrei no che non fai bomba la colpino quel cisterno de merda. Perché è un contadino che va sul mercato, gira di qui, gira di lì, ostia che c'è un baracchino che vende gli anni di York, e fa, ostia, che avrei bisogno di un bel mascetto, una bella anida, fa, la compri, infatti la tua, la metto sotto la sella, le drende da qua, al passa davanti un cinema, fa, orca, ma che bel film che fa, un budin, va a casa, fa il biglietto, fa per andadin, che là qualche strascibiglia che no, no, fa, guardi, lei può entrare, ma mi spiace, ma l'anatra non può entrare qua, eh. Vabbè, ma che schifo, vero, fa adesso. Se vuoi a qua, fute un po' venire, perché sto troppo lontano. Adesso fu, pensa che ripensa, che la si calzone un po' comodo. La di, la c'è pasto anidot, la fila di... Anidot. Lei lì, di, se siete a giù al cinema. Se siete a giù, compri popcorn. Un po' cuocori, metti in mezzo i camp, ogni tanto che c'è un buco, non c'è più, non c'è la malani, la ven lì, la braghetta, poi la comincia a risare col back, in quei bottoni se la sa andà, o no? Chi? La caccia fuori il back, la becca a calè, o no? Ostia, quel depart, mi scappa con la cuore del luce, ma vede che vengono fuori un roppo, c'è più popcorn e la metta dentro. Allora chiama la guardia che dice, senta, lei arriva con la pila, guarda che signore, non so come mai, fa un casino della Madonna con la carta, e poi con l'uccello, non so, mangi popcorn. Allora, ma lei non ha mai visto un uccello? Sì, fa, devi usare in un istante, ma un uccello che mangi popcorn non ho mai visto. Vende questi chi del circolo va a confessarsi. Allora se mezzo l'ingegnere c'è che ha detto ti pecca e poi che sembra una voce di conosco, però la fine in Gesù che più nessuno è chiurata al tiro nella tenda, che schifo che guarda e fa, Mario, ma tu sei te? Ma stai pecchi, ti fai il prego? Ma siamo andati a don fino a 3 anni fa, tutti e due insieme? E la dimmi, mi veniva la vocazione di fare il prego, e fa cos'è? E ti? Ah, fa, mi viene giù al circolo, fa, mi sono la prima donna del circolo. Allora, madonna, sono diventato un artista. Allora, fa, ma che ne sei in gesso? Infatti, guarda, ti fu vedere, ha ciappo una corsa, fa 3 pieroulette per turno in tre, urco. Chiurata che dico, ti sei bravo davvero, oh, che schifo niente. Tu sai che in gesso che è chi arcade lì con tal ferro, che le tira, fa, tanto che in gesso nessuno. C'è una corsa, salta su, arciapa il ferro, fa 3 pieroulette, poi salta giù. Oh, che fate, sei bravo davvero. E tu un cantonino della gesa che era dodunette, se è chi tu ne tindi che sei grogni di cantuno. Che te chiede che fa? Maria, ti veno a confessarsi in cœur? E fa, no, no, fa, guarda che penitenza che ti ha tirato. Allora, che vena? Ah, 42 anni e la va a fare un lifting, se dici, poi la mette tutta nuova. E lei, al suo discorso, se l'è, quanti anni in compagnia, quanti anni mi dà? E allora, avrà 32, 35 anni, ecco, vedi, io ho speso una marea di soldi, però hanno fatto tutto, la pelle me l'hanno lisciata, le ciuccine me le hanno tirate su, insomma mi hanno fatto i scorsi. Fate ridere l'autista. Vabbè, questa qua è tutti i discorsi che fanno, quanti anni mi dà, quanti anni mi dà. Un bel dì la vedo in farmacia e l'attacco button contro la farmacista, vado a comprare qualcosa e poi in fondo che quanti anni mi dà lei? E
da farmacista. Beh, guarda, così a occhio avrà un 32, 33 anni. Ecco, ho 42 anni io. Mi sono fatto tutto nuovo e là fuori alla tennis lì. Un bel deal, c'è per treno, per andare da un parente. Siete, treno, in gabino, no? Infatti che ne vero, che tengo un numetto di un canton e ne vero. Allora, vabbè, mi sa di giochi. Tacco botton con che numetto chi. E allora parlati, parlami, parlati, parlami, e allora lei la che dice, quanti anni mi dà? E lui, ma guarda, io sono diabetico, ho la vista corta, però, la che dice, se mi lascia mettere una mano là, io non sbaglio nemmeno un giorno. E questa qui che fa la roba più pesante, eh. Però la curiosità, guarda, è la fine del mondo, la tiri dai budantini, e lui mette che metta lì una mano, no? Passa 5 minuti la tira via, no, passa 7 minuti, allora che di scappo a mo 2 minuti e che fa una bella ravanata e no, e tira via la mano e che dice, allora quanti anni mi dà? E lui mette che dice 42. Ma fatto indovinare, se ridere della farmacia. Maresciallo, che ti sono una roba, questo è una cate curna regga. Senta, io non ho tempo da perdere, anzi devo andare a casa. Infatti, la ciapa e il vozzo. Va bene, il dottor Enchico si lava, si cambia, viene giù con la sua borsetta. Alle 30 fiora, al passo davanti una porta, porca madonna, senta più che il vuso, vacca madonna! Vacca madonna, parca l'ami! Infatti, il derva alla porta, o c'è che schi che rompeghi sui veder! E il dottor, in giù, che va, ma tra, ma che schifo? Eh sì, fa le proprie lì, ma stai che fa? E la devo guardare tutti i libri, sai, non si fa.
a goûter un litre d'olé, goûter un peu de cul.